Uomini e donne, Francesca dice posta per te sbarca al trono over. Una protagonista di Che posta per te è pronta a sbarcare alla corte di Maria De Filippi. Eccoci con un nuovo appuntamento con le notizie su Cancelletto Uomini e Donne, che ha appena annunciato la nuova rissa tra Tina Cipollari e Gemma Galgani, video. Le ultime novità ci svelano che una protagonista di Cancelletto Che posta per te è pronta a sbarcare al trono over di Maria De Filippi dopo il successo riscontrato in puntata. La storia di Francesca Che posta per te. Le novità sui protagonisti di Uomini e Donne, video, rivelano che sabato scorso Maria De Filippi è tornata ai comandi della sua fortunata trasmissione Che posta per te, dopo la pausa in occasione del Festival della Canzone Italiana. Una delle storie più seguite della serata è stata senz'altro quella della signora Francesca, che ha divertito il pubblico con la sua straordinaria simpatia. Come abbiamo visto, la signora non più tanto giovane era alla ricerca di alcuni spasimanti, con i quali aveva avuto una relazione 50 anni prima. Francesca ha chiesto alla De Filippi di poter incontrare gli uomini che le avevano fatto battere il cuore in gioventù, in quanto sperava di riallacciare con almeno uno di loro un rapporto sentimentale, visto che era diventata vedova. Purtroppo la ricerca è stata più ardua del previsto, tanto che i postini hanno faticato non poco a trovare i 5 fidanzati, Gianni e Nicola hanno deciso di non arrivare in studio, mentre Filippo è nel frattempo passato a miglior vita. Poi è stata recapitata una busta al signor Aldo di Caserta, vittima di uno scambio d'identità. Dopodiché è toccato il turno del vero Aldo, che non l'ha voluta incontrare in quanto sposato e con prole. Infine ha fatto il suo ingresso Gennaro, che purtroppo non si ricorda delle sue effusioni in quanto sono passati ben 50 anni dal presunto incontro. Francesca da Che posta per te al trono over di UED. Francesca, visibilmente amareggiata, ha lanciato qualche battutina maliziosa nei confronti degli ex contendenti mentre il pubblico in sala è andato letteralmente in delirio, applaudendo a scena aperta all'uscita della signora. Ma ecco arrivare il colpo di scena, la simpatia di Francesca ha contagiato tutto il popolo del web che l'ha invitata a presentarsi al trono over in cerca di un compagno dopo la morte di suo marito. Ebbene sì, la signora partenopea ha deciso di concedersi una seconda possibilità dopo il rifiuto di Gennaro e Aldo, che si è meritato un bel vaffa dalla 72enne ben portati. Maria De Filippi ha deciso di esaudire il desiderio di Francesca di trovare un compagno per la vita, tanto che sarà la nuova star del trono over, accanto a Gemma Galgani e Anna Tedesco. La notizia è stata riportata da Fanpage, dove la sorella ha confermato la sua partecipazione al programma. Francesca con tutta probabilità siederà sulle poltroncine rosse già dalla prossima registrazione.